Signori, buongiorno e bentornati su ScreenWeek.it. Noi siamo sempre i Cool and the Game, sempre quelli che parlano di cose varie. E oggi siamo qui per parlare del Comic Con che c'è stato a San Diego. E non il Comic Con, quello di Napoli. In questo Comic Con sono successe delle cose. Come tutti gli altri Comic Con. Di cinema, infatti, è l'evento più importante dell'anno. Esatto. Ed anche quest'anno sono successe cose belle, soprattutto per gli amanti dei cinecomics. Sì, che ormai generale. stanno praticamente prendendo il possesso. Abbiamo scelto 5 punti importanti di questo Comic Con. Cominciamo da Star Wars. Ci hanno lanciato quella... Madonna, quanto non vedo l'ora che arrivi dicembre. Porca miseria. Tantissimissimo. Che è vero, anche perché fa un caldo della Madonna. Esatto. Quindi non vediamo l'ora in che ogni arrivi caso. Dicembre. Hanno fatto vedere un filmato incredibile di backstage. Come potete vedere, fanno vedere delle cose bellissime, vere, reali. Non hanno usato solo effetti speciali 3D, cose, spari, laser. Hanno usato la roba che si tocca, i pupazzoni. E invece vedere che C-3PO è di nuovo un essere umano e che il Millennium Falcon esiste e che Harrison Ford non è finto, perché io credevo fosse irreale. Cioè, è umano. C'è stato un grande uso di questi animatronics, di sì, cose, tensostrutture vere. Tensostrutture bisognava buttare. Quindi non è solo green screen, ragazzi, basta green screen. Torniamo a fare il cimena come una volta. Modellini. I primi Star Wars che hanno usato i modellini fatti a mano. E sempre a proposito di cimena fatto come una volta, abbiamo il signor Quentino Tarantino. Quentino Tarantino ha fatto il suo di Hateful Eight. Sì, che esatto. È una sorta di remake. No, non è vero, perché ha preso ispirazione, ha preso forte ispirazione come da sempre. Un film. Vabbè, sì, ormai hanno fatto tutti. Hanno fatto tutti tutto. Però è una sceneggiatura ex novo. Una sceneggiatura originale. Ex novo, però si ebbe paura che questa sceneggiatura Liccasse che due anni fa. Liccò perché la prima stesura fu pubblicamente pubblicata. Esatto. Grande vergogna del popolo. Grande vergogna, diciamo che la partita della caccia alla talpa. Si pensava che potesse essere stato Michael Madsen alla fine, eliminando. Andando per esclusione, sì. Però alla fine non si è riuscito a capire chi è stato. Fatto sta che, vabbè, riscriviamo un'altra volta, riscriviamo una meglio. La terza stesura, la terza stesura definitiva, girata. E durante il Comic Con sono stati mostrati 7 minuti di girato, ambientati per lo più in un saloon. Quindi, come al solito, torniamo ai vecchi dogmi tarantiniani. Tanti dialoghi. Come sempre, Tarantino si circonda di quelli che sono i suoi collaboratori storici. Quindi, il sempiterno Tim Roth, il sempiterno Michael Madsen, il sempiterno Samuel L. Jackson e il quasi sempiterno. Kurt Russell. E poi, ragazzi, forse Kill Bill 3. Ma avevo fatto un collegamento perché Quentin Tarantino ha detto: attenzione, ragazzi, è vero che voi state a fare green screen, blue screen, cose vere. Oh, ma basta. Però io ho girato in 65 mm. Pappero, che è un formato che conosce lui. Tra l'altro, con le stesse lenti con le quali era stato girato Ben-Hur. Potevano dare dei problemi con queste temperature molto rigide. Infatti, invece, la troupe aveva paura che si congelassero. Invece, tutto a posto. Musicato dal magico maestro. Irreprensibile Ennio Morricone. Grande Nune. Sempre comics, cinecomics, comics. Ci sta Deadpool. Finalmente. Si sa di più. E Deadpool è un personaggio atipico, vero? Sì. Perché? Perché è uno dei personaggi dei fumetti più interessanti e soprattutto più vicini al pubblico. Proprio perché sì. È uno dei pochi che sfonda la quarta parete. Sì, sia nei film, sia nelle storie animate che nei fumetti. Lui ha questo viziaccio di parlare con chi sta seguendo la storia all'esterno. Non è un eroe, ma è un antieroe. Sì. È immortale, quindi che te stiamo a guardare? Tanto non muori. È un po' come guardare Dragon Ball all'infinito. Esatto. Sai come va a finire, però lo guardi tanto lo poi stesso. C'è il drago che lo risuscita. Esatto. Però c'era questo dubbio sulla scelta di Ryan Reynolds, l'uomo con la faccia sempre uguale. Sta botta c'è una maschera davanti, quindi non può farlo. Per lo più la cosa interessante è che in rete ha cliccato un trailer, amici, un traileretto di Deadpool in cui si vede e si sente parecchia roba. Uno che stava riprendendo così di nascosto c'era tipo sotto l'ascella e si intuisce che lui sarà un simpaticone. Sì, il buon Wade Wilson verrà ingannato da questo dottore cattivone e poi diventerà appunto questa macchina infernale di distruzione e morte e simpatia. Con simpatia. Torna la nostra amichetta Jennifer Lawrence, sempre vestita di pelle aderente e sempre buona. Sì, no, con questi poster ulteriormente buonina. Ma sono usciti dei poster promozionali belli, dei video promozionali e delle foto della rivoluzione con questi personaggi della rivoluzione truccati di grigio e rosso, un po' come Kratos di Sì, è vero. I due video promozionali però fanno intendere qualcosa che c'è di...
qualcosa di particolare, quindi rivoluzione. E lei con questo vestitone rosso che attraversa questa folla di bianco vestiti, di bianco vestiti che fanno questa coreografia. Quindi lei arriva davanti a tutti e si spiegano le ali del Mockingbird. In finale succede questo. Finally succede questo, che da un sacco di tempo c'è questa cosa, facciamo Batman v Superman. Perché li facciamo menare? Boh, non lo so, facciamo un trailerino, un teaserino in cui vede che è un film di menare. Finalmente si sa perché se menano. È uscito un nuovo trailer, un po' più lungo, nel quale fanno vedere molto, forse anche troppo. Sì, c'è questa, sì, questa abitudine, tendenza dei trailer attori. Però adesso finalmente si capisce perché Batman sta incavolato come una iena. Nella sceneggiatura si capisce che hanno fatto qualcosa come reinventiamo la geografia del posto. Facciamo che Gotham e Metropolis sono due città gemelle. Questo scamotage, Batman è molto arrabbiato. Vicini di casa. Perché? Dice, ma perché? Qual è stata la cosa mi scatenata? Mi hai sbragato il prato con laser, io botte meno. I genitori di Bruce Wayne muoiono. Non l'avevo ancora capito. Bob Kane credo che abbia detto, oh, cioè qualcosa si deve vedere in ogni film. I genitori di Bruce Wayne muoiono. Fateci caso, a un certo punto nel trailer si vede l'armatura di Robin. Attenzione. A proposito del bat, dello scafandro da bat palombaro, lo stesso Ben Affleck ha detto: attenzione, voi avete visto la mia armatura, ma non è che la mia armatura mi dà grossi poteri, la super forza, serve solamente a resistere alla furia di Superman. Perché effettivamente se i due a pari livello si ammazzano. Beh, diciamo che uno è un semidio, l'altro è uno ricco. È molto ricco. L'altro è un playboy. Questo è quello che effettivamente di bello è successo al Comic Con di San Diego. Noi siamo sempre qui, ci trovate sempre qui su screenwake.it, noi siamo sempre Cool in the Game. Se volete venirci a trovare, veniteci a trovare sul nostro canale. Se no, iscrivetevi a questo canale, che è il canale di Screenwake. Mettete mi piace, condividete. Estate bevete molto. Estate bevete molto, mangiate molta frutta. E non uscite cosa di punta. Ore di punta. Tre ore fatto il bagno. Sì. Cibo a voi. Attenzione, andate a trovare spesso i vostri nonni. Alla prossima notte. Avventura. Avventura. Ciao amici.